parli? In particolare ci siamo inserite per fare questa ricerca all'interno di un contesto di ricerca più ampio che si occupa di costruire degli strumenti che permettono di avere maggiore consapevolezza di quelli che sono i fattori che influenzano l'agire degli studenti alle prese con un test di matematica. Questi fattori possono essere sia matematici, come ad esempio la scelta dei dati, ma possono anche essere extra matematici, come ad esempio la scelta di inserire immagini o l'ordine dato agli elementi del quesito o di altro tipo. Quello su cui si è concentrato il nostro studio è stato appunto fattori extra matematici, in particolare i fattori relativi al layout, ovvero all'impaginazione del quesito. Per fare questo ci siamo inseriti in un contesto di ricerca più ampio e in particolare il lavoro prende avvio da un articolo del Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica, in cui il Nucleo di Ricerca in Didattica della Matematica si è interessato alle variabili legate all'organizzazione redazionale di una presentazione di un quesito di matematica ed ha tentato di costruire un'analisi di tipo quantitativo in relazione alla variazione di queste variabili e alla loro influenza sul processo risolutivo adottato dagli studenti. Durante lo studio i ricercatori hanno osservato come anche una variazione come quella proposta nella slide portasse a una modifica, una variazione nella distribuzione delle risposte degli studenti, e i ricercatori stessi hanno, al termine dello studio, evidenziato la necessità di studi di tipo qualitativo per andare ad approfondire appunto questa, andare a capire le motivazioni di questa variazione nella distribuzione delle risposte. A partire da questa necessità abbiamo impostato questo studio, che appunto vuole andare a indagare quella che è l'interpretazione degli studenti in relazione alle varie versioni di un quesito, versioni modificate in base appunto a caratteristiche legate al layout. Per iniziare appunto a descrivere lo studio svolto, inizio col definire quello che è un quesito di matematica, che come ho detto è un problema verbale inserito all'interno di un testo di matematica, e il problema verbale come compito presentato tramite testo scritto in forma verbale, eventualmente integrato da simbolismo matematico. Per analizzare il quesito matematico abbiamo deciso di fare riferimento a Duval, che ha un articolo di Duval, in cui il ricercatore individua due aspetti fondamentali associati a un problema di matematica. Uno legato al contenuto cognitivo, che è legato all'oggetto del quesito, quindi è più propriamente alle conoscenze matematiche associate appunto alla risoluzione del quesito, e l'altro invece è l'organizzazione redazionale, che fa riferimento alla presentazione di un problema di matematica e quindi alla suddivisione del testo in unità redazionali, le frasi che permettono di avere accesso alle rappresentazioni relative al contenuto cognitivo, quindi all'oggetto del problema di matematica. Le variabili redazionali sono sicuramente meno studiate rispetto a quello che è il contenuto dei problemi di matematica, e uno dei primi studi associati alle variabili relazionali è quello di Colette Laborde, che individua accanto a variabili associate alla lingua, come la complessità sintattica, anche variabili relazionali non direttamente associate alla lingua, come l'ordine delle informazioni fornite. In questo senso Laborde è uno dei primi a osservare come anche la variazione di, ad esempio, dell'ordine delle informazioni fornite, quindi di variabili non direttamente associate alla lingua, porti a una variazione del processo risolutivo degli studenti. E appunto a partire da questa necessità abbiamo cercato di individuare quello che sono poi le variabili associate al layout, che sono meno studiate, e abbiamo cercato di approfondire quelli che sono i fattori associati a variabili non direttamente associate alla lingua. Le variabili associate al layout sono state da noi definite facendo riferimento alla tesi di dottorato di Lemmo, quindi abbiamo definito scelte stilistiche, struttura del compito, modalità di comunicazione della risposta e tipologia dell'immagine, in un modo che abbiamo definito queste variabili individuandole su quesiti specifici che andremo poi a descrivere. Per l'analisi dei processi risolutivi abbiamo invece fatto riferimento a Schoenfield. Scusate, ma c'è un fondo. Basta.
resto dei processi risolutivi degli studenti, abbiamo invece deciso di far riferimento a Schoenfield, che costruisce appunto uno strumento basato su quattro categorie. Per lo studio qui proposto facciamo riferimento principalmente a due di esse, che sono risorse, ovvero le conoscenze matematiche necessarie alla risoluzione del compito, e le euristiche, ovvero le strategie e le tecniche possedute per affrontare problemi non standardizzati. Grazie a queste due categorie è stato possibile analizzare i quesiti oggetto dello studio a priori, individuando appunto quali fossero le risorse necessarie e le euristiche principali. Descrivo ora in breve la metodologia adottata nell'ambito di questo lavoro. La ricerca è appunto fa seguito alla ricerca del nucleo di ricerca di didattica della matematica, e quindi è di tipo qualitativo, e vuole approfondire i significati e le interpretazioni che gli studenti danno ai quesiti oggetto dello studio e al processo risolutivo ad essi associato. Si compone di due parti, una che consiste nella somministrazione di dei fascicoli nelle classi agli studenti, e l'altra invece che è composta da un'intervista semistrutturata fatta a studenti selezionati in base alle risposte che venivano date nei fascicoli. I quesiti invalsi sono stati scelti in questo senso perché sono quesiti per i quali è possibile operare un confronto statistico tra risultati ottenuti dal campione e dati nazionali, e poiché sono quesiti già strutturati che hanno già superato un processo di selezione. Il campione è scelto direttamente in relazione alla scelta dei quesiti, nel senso che i quesiti erano costruiti per studenti della classe prima secondaria di primo grado, e in particolare le classi sono state scelte tutte nella provincia di Trento per limiti logistici, perché ho studiato a Trento, e in totale sono stati coinvolti 164 studenti, di cui 55 intervistati. Presento nella slide i quesiti selezionati. Si può vedere come tutti i quesiti abbiano più o meno la stessa struttura, quindi presentino un registro verbale scritto all'inizio, seguito da un registro iconografico e poi di nuovo un registro verbale scritto. Due quesiti sono a risposta chiusa e due quesiti a risposta aperta, e sono tutti quesiti dell'ambito spazi e figure di invalsi. Questo per poter confrontare le strategie e i risultati degli studenti non solo sulle variazioni del quesito stesso, ma anche fra i quesiti, che avevano in alcuni casi obiettivi simili o risorse simili. I fascicoli sono stati costruiti utilizzando questi quattro quesiti e altri quattro quesiti che abbiamo definito quesiti schermo, perché ritenuti più semplici, in difficoltà minore, che ci permettessero di capire se lo studente possedesse o meno le conoscenze necessarie alla risoluzione degli altri quesiti, dei quesiti oggetto dello studio. I fascicoli quindi appunto sono stati composti da questi otto quesiti e sono stati costruiti in quattro versioni, uno con i quesiti originali e gli altri con i quesiti variati. Le variazioni consistevano nell'aggiungere alla figura presente nel quesito un tratteggio, nel ruotare la figura, nella modifica della posizione reciproca degli elementi del quesito, o per quanto riguarda il quesito di 18, che è quello che andrò a descrivere nel dettaglio, si è optato invece per l'eliminazione di un segmento dalla figura. Vado quindi ad analizzare, come anticipato, il quesito di 18, che richiedeva la determinazione del perimetro di un rettangolo di cui erano costruito da due quadrati di cui era dato il perimetro, era noto il perimetro di 24 cm. Il quesito originale è quello in alto, mentre i quesiti variati sono quelli in basso. A sinistra il quesito è variato semplicemente tratteggiando il segmento CB, e il quesito a destra è variato eliminando il segmento CB, e quindi eliminando sostanzialmente la costruzione del rettangolo, la rappresentazione della costruzione del rettangolo data dai due quadrati. Do innanzitutto le percentuali, la distribuzione delle risposte ottenute, a sinistra per il quesito originale, al centro per quello tratteggiato, a destra per quello senza segmento CB. Si può notare come in blu le risposte corrette non variano significativamente, ma quello che varia sono piuttosto le risposte non corrette, la distribuzione delle risposte non corrette. In particolare si vede come la risposta 48 cm guadagni 10 punti percentuali nella versione in cui il segmento CB è assente. Grazie all'analisi svolta è stato possibile
andare a capire quali fossero effettivamente le strategie adottate dagli studenti e quindi anche capire da dove arrivassero le risposte ottenute, quali fossero le risposte non corrette alternative a quella corretta, cosa che nell'ambito della correzione in Valsi non è possibile perché la correzione non è centralizzata. Vado a descrivere quindi le risposte ottenute per fare poi le osservazioni di carattere generale sul quesito. La risposta 48 cm, come si può immaginare, è dovuta alla moltiplicazione per 2 del perimetro dei quadrati, nella convinzione appunto che la metà del perimetro del rettangolo sia appunto il perimetro del quadrato. Gli studenti intervistati spesso indicavano correttamente i perimetri dei quadrati, indicavano anche correttamente il perimetro del rettangolo ed erano in grado di misurarlo con il righello, ma davano comunque questa risposta nella convinzione, appunto magari anche data dalla struttura sintattica del quesito, che richiama un po' degli esercizi sulla moltiplicazione, erano convinti appunto che il perimetro del rettangolo fosse la metà rispetto a quello del il doppio rispetto a quello del quadrato, come si legge anche da questa intervista. La risposta di 42 cm invece si avvicina di più alla risposta corretta e deriva dal dimenticare di sottrarre 2 volte il segmento CB al centro nel rettangolo. Nei fascicoli vediamo 2 esempi di questa risposta che si appoggia molto spesso, che viene giustificata molto spesso dal fatto che il segmento CB appaia una sola volta nella rappresentazione del rettangolo. Se le risposte precedenti erano state previste a priori e le strategie ad esse associate erano state ipotizzate a priori, durante la sperimentazione e la somministrazione dei fascicoli è apparsa una risposta che non era stata prevista, quella di la risposta 144 cm, che di nuovo, come si vede nei fascicoli, è associata al confondere il dato 24 cm con il lato del quadrato. Gli studenti intervistati, nella maggior parte dei casi, rileggendo più attentamente il quesito, cambiano autonomamente strategia, non sempre verso quella corretta. Mostro nuovamente il quesito di 18, in cui possiamo osservare come vi sia una sorta di successione in cui la rappresentazione del rettangolo diventa meno rappresentativa di quello che è il problema posto dal quesito. Nel quesito originale vediamo come si viene rappresentata la costruzione del rettangolo tramite i 2 quadrati, che diventano solo tratteggiati nel secondo caso e assenti completamente nel quesito senza il segmento CB. Questo fatto può essere associato appunto all'aumentare della difficoltà del più che aumentare la difficoltà, ma all'aumentare 10 punti percentuali della risposta a 48 cm, nel momento in cui i 2 quadrati diventano via via meno visibili. Abbiamo in questo senso definito 2 approcci risolutivi differenti, che abbiamo denominato una risoluzione geometrica, l'altro algebrico, laddove la risoluzione geometrica sia una risoluzione che parta dall'osservazione della figura e in questo caso appunto l'osservazione del segmento CB porta ad effettuare la sottrazione, e invece una risoluzione algebrica del problema invece che tiene conto dei soli dati presenti nel quesito e quindi in molti casi della struttura sintattica che rimanda a esercizi sulle moltiplicazioni. Si legge infatti nel quesito come il rettangolo sia formato da 2 quadrati, ciascuno dei quali di perimetro 24 cm. La variazione di layout in questo senso potrebbe aver spinto gli studenti a optare per risoluzioni di tipo algebrico, quindi basate sui soli dati presenti nel testo del problema, piuttosto che sull'immagine che nella variazione senza il segmento CB diventava appunto meno rappresentativa di quello che era il problema proposto. La difficoltà ulteriore di questo quesito non è stata tanto nella definizione di perimetro o nell'individuare il perimetro del rettangolo che gli studenti riuscivano appunto a indicare correttamente, quanto più nell'interpretazione di un problema in cui vi era un'interazione tra 2 diverse rappresentazioni, una iconografica data dalla rappresentazione del rettangolo e una semantica.
In generale, dallo studio è emersa una distribuzione di risposte errate che variava al variare del layout, a fronte però di un'analoga distribuzione delle risposte, un'analoga percentuale di risposte corrette in tutti i quesiti studiati, come si è osservato anche per il quesito di 18. Si è osservato inoltre come non vi fosse una variazione, una correlazione tra una variazione specifica di layout e un determinato cambiamento nel processo risolutivo, però si è riscontrata una relazione tra queste due variabili, associata appunto sempre a quesiti specifici. Ad esempio nel quesito di 18 si è visto come variare il layout portasse gli studenti a optare per un approccio geometrico piuttosto che per una risoluzione algebrica basata sulla figura. Infine, si è osservato come una variazione di layout appunto possa modificare il processo risolutivo dello studente, spingendolo ad adottare diverse strategie risolutive. In generale si è utilizzata una chiave di lettura dei quesiti invalsi che permette di comprendere le difficoltà ad essi associati in una prospettiva didattica e non semplicemente misuratoria, nel senso che si è andato a capire quali erano le motivazioni alla base di un certo tipo di approccio risolutivo da parte dello studente, e si è inoltre osservato come in caso di test somministrati in formato cartaceo o digitale risulti fondamentale comprendere in che modo e se una variazione di layout possa modificare il processo risolutivo dello studente, nel senso appunto che è importante verificare se una variazione di layout possa spingere lo studente ad adottare un processo risolutivo piuttosto che un altro e quanto questo possa influire sulla scelta della strategia corretta. Per quanto riguarda il quesito che abbiamo analizzato, in particolare il quesito di 18, si è osservato appunto come l'approccio del solutore variasse al variare del layout, e questo può essere anche uno spunto per lavorare nelle classi sui diversi approcci alla risoluzione di un problema, favorendo il confronto fra gli stili diversi di risoluzione di un problema e anche magari pensando di costruire prove che presentino variazioni legate al layout e che quindi favoriscano appunto dei diversi approcci e il confronto fra di essi.